Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale dei Nuovi Malati di Foot. E qui Jovi Spock vi parla, benvenuti in questo squad builder. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, commentate qui sotto con una squadra che vorreste vedere su questo canale, cercate di dire una squadra magari innovativa, interessante ragazzi, e se leggete i commenti selezionate la squadra, uno squad builder che vorrete vedere su questo canale, mettendo anche mi piace a quel commento, così io vedo magari squad builder della Lega Russa da 300.000 crediti, vedo 5 mi piace, allora dico ok, faccio quello perché anche quello è stato più apprezzato dalla community di questo canale. Iscrivetevi al canale, condividete questo video, già detto, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Allora, questa è una squadra che parte con il 4-4-2 e poi in game viene cambiato in un altro modulo che vi farò vedere a breve. Voglio iniziare dal portiere, è Loris, pagato 41.700, va bene, 42.000k circa, 19 partite, è un portiere buono, un ottimo riflesso davvero. Ma io penso che i portieri siano forti dall'84 in su. Poi in alcuni casi ho avuto anche un, mi sa, Yashin Prime contro, e comunque i gol li ho fatti 2 o 3. Quindi il portiere sì, è una cosa da tenere in considerazione. Ma non spendete nemmeno 40k per un portiere, non ne vale la pena. Ma comunque arriverà anche la review di Loris, e quindi seguite questo canale. Come terzino destro, Bellerin è un terzino interessante, pecca di fisico e tanto ragazzi. Difensivamente parlando fa abbastanza bene il suo dovere, è molto rapido. Io scelgo o lui o Ricardo Pereira, perché comunque ha più fisico, ha più o meno la stessa fase difensiva. Però Bellerin ci sta a tutto. Come difensore centrale, il primo, Alderweireld, è secondo me un po' sottovalutato, perché comunque ha 62 di velocità e 78 di fisico, ma il passaggio è molto interessante, 72 e 88 di difesa. Vediamo un attimo anche gli attributi. Il colpo di testa non è male, 82 più 84. La forza è da rivedere, 79. La resistenza va bene, 74, ci sta. Però difensivamente parlando è un mostro, 90 marcature, 91 contrasto in piedi, 85 scivolato, 84 intercettazioni, davvero niente male. Come altro difensore centrale, uno dei miei preferiti di questo foot, ovvero Milan Skriniar, 72 velocità, 87 difesa, 82 fisico. È davvero forte Skriniar, davvero forte, non male alto Warcritz, acquistato per 9.000 crediti, un prezzo davvero interessante per lui. Considerate che Manolas costa, mi sembra, sui 20, ma forse anche di più, 20k, 25, Milan Skriniar gli vale tutti quei 9.000 crediti. Come terzino sinistro, Dalbert, anche se è un po' deludente, è un po' deludente o lui o a Samoa, ma ci vuole lui perché ci vuole velocità. Però se non state cercando un terzino veloce e puntate più a coprire gli spazi, allora anche Crisito va bene, anche a Samoa. Oppure se volete puntare al top, prendete Alexandro nella serie A. Come esterno destro, Willian, forte, davvero forte, 43 partite, 16 gol e 6 assist, 16.000 crediti per lui, costa circa 14, forse sono un po' troppi, perché c'è tipo Gomez della Serie A che costa 5.000 crediti, è un 84 ed è davvero interessante. Lui è un esterno destro della Premier League, ma vi dico che i giocatori della Premier League sono sempre overprezzati, secondo me davvero troppo, anche Willian dovrebbe costare 10k, va esagerando, 11.000 crediti. Però comunque fa abbastanza bene il suo dovere, perché ha velocità, dribbling e passaggio. Wanyama è il primo centrocampista, per lui 700 crediti, davvero pochissimi. Fa bene il ruolo di mediano, un po' meno quello di CC, e lasciatelo perdere come trequartista. Come altro centrocampista, João Mario in form, qua in questa versione rossa, ovvero il premio della Weekend League. 31 partite, 4 gol, 8 assist. Stavo pensando di portarci una review, però no, non volevo, perché stavo perdendo troppo tempo e anche perché non mi ha colpito più di tanto. Come esterno sinistro potete optare per Lukaku o Keita Baldé. Io Keita Baldé, come avete visto prima, di sfuggita, se l'avete visto, in form, che ho trovato anche egli in nei pack, dove si ottiene un giocatore in form per il completamento della Weekend League.
cioè per un raggiungimento di tot numero di partite in Weekend League. Lukaku è interessante anche come ala utilizzato, ha fatto 41 partite, un gol e un assist, segna davvero pochissimo. Come primo attaccante, che poi non sarà più attaccante, va bene, vi dirò poi come si evolve la squadra, Gabriel Jesus, pagato 9.500 crediti, prezzo davvero troppo elevato. 6 partite, un gol. Non è che mi sia trovato benissimo con lui come trequartista, ragazzi. Ecco perché un solo gol. Però comunque il Wilkins lo aiuta da trequartista alto. Il tiro 80 è buono, 72 passaggi per un trequartista, per un attaccante, scusate, è anche interessante, 86 di dribbling e velocità. Ma non è proprio il suo ruolo ideale, il trequartista. Icardi è l'altro attaccante, 16 partite, 11 gol e 8 assist. Con lui ho avuto dei problemi. Dei problemi nel senso che le prime 2-3 partite ha fatto cagare. Ma cagare, non sto scherzando. Poi si è ripreso, ha fatto gol, ha fatto assist. E quindi poi vedrete anche la sua review e vedrete il suo voto finale, cosa ne penso più nel dettaglio. Questa comunque è la squadra così come completa. Vabbè, Lozano lasciatelo perdere, quello è un sub. Keita lo potete mettere a posto di Lukaku, ma qui potete mettere qualsiasi esterno, Insigne, Perisic, quello che volete. Anche qui potete mettere Sterling, Willian, a posto di Wanyama, Gundogan. È una squadra molto versatile perché, come vedete, una parte è Premier League e l'altra parte è Serie A. Però qui ad esempio c'è Mario, Skriniar, Dalbert, metteteli a Samoa perché poi Skriniar avrà 7 di intesa se non mettete almeno 2 linee verdi. Oppure il portiere Handanovic, Alderweireld, qui potete mettere Trippier, Wanyama. Quindi avete un'ampia possibilità di intercambiare i giocatori. Il prezzo dovrebbe essere all'incirca di questa squadra 170-180 mila crediti, forse anche di meno, un 160, di preciso non lo so, varia dai 160 ai 180 mila crediti, dipende anche dal periodo, ragazzi. Tipo quando ho acquistato io Skriniar, vi faccio un esempio, stava a 9 mila crediti, poi dopo 2 settimane è arrivato a 12 mila, dipende sempre dal periodo. Allora, il modulo in game è un 4-2-3-1. Allora, abbiamo Gabriel Jesus, trequartista, João Mario lo mettiamo qui come mediano, William ovviamente esterno e Wanyama mediano. Questo è il modulo che ho utilizzato poi in game. Ovviamente dovrebbe anche incidere sull'intesa, però tutto sommato non è male come squadra. Io principalmente vi dico che non mi trovo con questo modulo e vi dico che come mediano ci vuole un giocatore tipo anche la De Bruyne o Modric, Kroos. Kroos è lento, però secondo me come mediano, come trequartista, ci sta alla grande. E Loris, va bene, è un buon portiere. Alderweireld e Skriniar sono due buoni difensori centrali. Dalbert fa ogni tanto delle cagate. Icardi è da provare in maniera accurata perché non è facilissimo da usare, soprattutto con il mio metodo di gioco, ovvero molti passaggi. Lui ha 61 di passaggio, che non è tantissimo. Poi vedrete nella player review più che altro nel dettaglio la mia opinione su di lui, la mia opinione, non la sua, scusate. E comunque questa è la squadra, modulo 4-2-3-1-2, anche se l'anno scorso, se non sbaglio, era un 4-2-3-1 normale. Questa volta questo qui, vabbè, comunque dettagli, è questo il modulo. Se vi è piaciuta la squadra, lasciate un mi piace a questo video, condividete, iscrivetevi al canale e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook se vi va, ragazzi. Link ai nostri social in descrizione. Qui Gio Sport vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.